La Confesercenti provinciale denuncia la totale mancanza di coinvolgimento, concertazione e condivisione con le proprie rappresentanze da parte dell'amministrazione comunale di Sassari nella scelta di modificare all'improvviso il regolamento della ZTL nel centro della città. In tali modifiche, molte delle quali totalmente incomprensibili nelle motivazioni e razionali nell'applicazione, è riportato in una nota, la Confesercenti vede il tentativo di snaturare completamente la concezione della ZTL nel centro cittadino e l'inizio di un processo di pesante mutilazione del suo perimetro. La Confesercenti di Sassari è inoltre in deciso disaccordo con chi tra le rappresentanze di categoria, parlando in nome proprio circa ulteriori ipotesi di modifica e restringimento della ZTL, pretende di parlare a nome del mondo degli operatori commerciali. Il presidente della Confesercenti di Sassari, Antonio Canu, spiega di aver appreso dalla stampa delle modifiche decise dall'amministrazione comunale e apportati alla ZTL a partire dal 6 dicembre. Da sempre finito un iniziale periodo che poteva considerarsi come sperimentale, la Confesercenti chiede modifiche migliorative della ZTL tese a consolidarne e rafforzarne l'impatto ampliando in maniera sensibile le aree totalmente pedonali e estendendo ulteriormente il perimetro della ZTL medesima ad alcune delle parti del centro storico di Sassari che ne sono oggi escluse. Come numerose sono state le proposte della Confesercenti sassarese per migliorare le logiche, le modalità e i costi del trasporto pubblico e dei parcheggi di prossimità alla ZTL, il decoro e l'arredo urbano e per favorire le attività commerciali nell'utilizzo anche a titolo gratuito delle aree prospicienti le attività medesime liberate dalle auto e magari fornite di wifi libero. Come più volte la Confesercenti ha chiesto un regolamento più severo circa le concessioni alla circolazione delle moto nell'area e circa i privilegi concessi ai residenti, ma però la Confesercenti ha chiesto modifiche del perimetro della ZTL che la mutilassero delle parti della cosiddetta zona ottocentesca. Infine si augura che l'amministrazione comunale non voglia interrompere pratiche e modalità di relazione ormai consolidate, improntate al confronto, pur schietto e forte, e alla volontà di giungere a scelte condivise. L'Istituto Alberghiero di Sassari, l'Associazione Cuochi della Provincia di Sassari e l'Unione Cuochi della Regione Sardegna hanno avuto il privilegio di organizzare per la prima volta nell'isola, nella sede centrale dell'Istituto in via Cedrino a Sassari, una solenne cerimonia di intronizzazione dell'Ordine Internazionale dei Discepoli di Auguste Escoffier. Sono stati ammessi alla prestigiosa istituzione mediante la solenne investitura con la fascia dell'Ordine, che è una delle massime onorificenze conseguite dai professionisti del settore enogastronomico, ben 23 nuovi discepoli di Escoffier, fra chef di cucina, pasticceri, ristoratori, imprenditori e docenti di istituti alberghieri e di corsi di formazione professionale di alto livello provenienti da tutta la Sardegna. Sono stati tre invece nuovi amici di Escoffier, un enogastronomo e due giornalisti specializzati nel settore enogastronomico. A fare gli onori di casa è toccato al dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero di Sassari Roberto Cesaraccio, che ha salutato alcuni suoi docenti ed ex docenti fra i nuovi discepoli, mentre a consegnare gli importanti riconoscimenti è stato personalmente il presidente dell'Ordine in Italia, Francesco Ammirati, accompagnato dal segretario nazionale Antonio Torcasso e dal delegato dell'Ordine per la Sardegna Angelo Pittui, chef di cucina e già presidente dell'Associazione Cuochi per la provincia di Sassari. Per la missione dei nuovi iscritti all'Ordine Internazionale dei Discepoli di Auguste Escoffier sono state prese in considerazione soltanto candidature di alto profilo fra candidati con almeno 25 anni di carriera e significativi successi professionali o affermazioni in rilevanti competizioni di cucina. I nuovi discepoli si impegneranno a rispettare lo spirito dell'ordine di Escoffier, riassunto nella formula del giuramento che ogni nuovo ammesso ha pronunciato: giuro di trasmettere, servire e onorare la cucina, la sua cultura e la sua continua evoluzione. La straordinarietà dell'evento di respiro internazionale valorizza sicuramente l'indiscutibile competenza di illustri e qualificati professionisti, a conferma dell'assoluta eccellenza raggiunta nel loro lavoro, e rappresenterà inoltre un'efficace opportunità di promozione per l'immagine della Sardegna e per la peculiarità dei suoi prodotti enogastronomici. La manifestazione sta per qua ad insignire dei colleghi
validi, con oltre 20 anni di servizio della professione e a livello regionale questo. La casa madre si trova a Nizza e la sede centrale, che rappresenta 64 nazioni nel mondo, siamo presenti con 25.000 colleghi, i quali operano, portano nel mondo la grande cucina internazionale e soprattutto all'insegna della classicità. Questo è importante perché la cucina richiede sempre degli accorgimenti richiesti dalla popolazione e dal momento, però quello che è la base del servizio, quello che è la base della grande cucina, deve rimanere ed è l'orgoglio principale del maestro, nostro grande maestro Auguste Escoffier, che qua io rappresento in qualità di presidente per la delegazione italiana e sono anche membro del direttivo internazionale. Qui possiamo dire che è la prima volta che ci troviamo in Sardegna. Ho trovato molti colleghi professionisti seri che hanno lavorato e in Italia e all'estero e che ho l'onore di poter insignirli di questa grande onorificenza che fa cavalieri della cucina nel mondo. Escoffier è davvero il padre della cucina moderna, è quello che insieme a Ritz, come sapete, ha codificato le moderne regole dell'accoglienza. In qualunque parte del mondo, buona ristorazione e buona accoglienza significa rispettare le regole che a suo tempo Escoffier e Ritz hanno codificato. E poi ci deve inorgoglire questo fatto: Escoffier è l'unico chef, per quanto mi riguarda, che abbia meritato una statua. È l'unico personaggio importante al quale sia stata dedicata una statua, che è appunto Villeneuve-le-Bel, la città in Provenza dove è nato. Grazie, complimenti, i migliori auguri perché questa attività possa continuare nel migliore dei modi. Il fatto che ci sia qua il fiorfiore degli chef della Sardegna ci incoraggia a sperare bene per il futuro. Il consigliere del PD di Porto Torres, Luciano Mura, lamenta il fatto che l'amministrazione comunale non abbia ancora nominato i propri rappresentanti nella commissione di controllo ambientale per la centrale di Fiume Santo e chiede che sia resa pubblica la lista di coloro che siano candidati per rappresentare la città e quali siano gli ostacoli che impediscono la nomina dei due nuovi commissari. Il sindaco Scarpa avrebbe potuto procedere all'individuazione di due rappresentanti del comune nella commissione competente già dallo scorso agosto, ricorda Mura, scegliendoli tra coloro che risultano in possesso dei requisiti e della comprovata esperienza desumibile dal curriculum. Secondo l'esponente del PD, la procedura di selezione era di per sé molto discutibile, dall'avviso pubblico sull'albo pretorio, che stranamente non ha goduto del solito zelo comunicativo che ha contraddistinto questa amministrazione, non era possibile dedurre né il termine di scadenza e nemmeno la data dalla quale sarebbe stato possibile presentare autocandidature. Il comune di Sassari ha avviato la stessa procedura ad agosto, nominando a ottobre i due tecnici come rappresentanti, mentre per Porto Torres, a distanza di 3 mesi, non è stata fatta ancora alcuna nomina. I nostri rappresentanti restano pertanto Beniamino Scarpa e l'ex presidente del Consiglio Carlo Cossu, conclude il consigliere del PD, quest'ultimo nominato il giorno dopo aver ceduto la sua poltrona al consigliere Ivan Cermelli a seguito del suo provvidenziale passaggio in maggioranza.
Eccoci di nuovo insieme per un nuovo appuntamento con Telegin Radio. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo quelli che sono i nostri contatti: 079 26 11 50 se volete chiamarci, info@telegin.tv se invece preferite mandarci una mail. Vi ricordo anche che siamo presenti sul web, basta cliccare su www.telegin.tv e sul nostro sito ogni giorno potete trovare i nostri notiziari, l'archivio dei notiziari e naturalmente tutte le nostre produzioni. Oggi vi leggo un comunicato circa una notizia che arriva dal comune. Un'occasione per ricevere informazioni, suggerimenti e fare proposte per la raccolta differenziata. È la giornata gli ecovolontari incontrano i cittadini. In programma per oggi, a partire dalle 10, iniziata alle 10 in Piazza Fiume. L'iniziativa coinvolge alcune scuole della città, collaboratori creativi e giochi sui rifiuti condotti dagli stessi volontari e dai giovani che partecipano al progetto ESN, Erasmus Student Network. Durante tutta la giornata i cittadini potranno anche visitare alcuni stand per ricevere informazioni e dettagli sui materiali oggetto di raccolta differenziata, ricevere suggerimenti per una corretta separazione dei rifiuti, fare e ascoltare proposte per la riduzione e il riuso. Sarà presente inoltre il banchetto informativo relativo alla nuova applicazione WikiWaste che abbiamo presentato anche noi giovedì nel nostro notiziario. Saranno previste inoltre attività di InfoPoint generale, informazioni sulla raccolta del vetro, della plastica e dell'alluminio, quindi sulle raccolte di carta, cartone e umido. Per ciascuna tipologia di rifiuto poi sono previsti dei laboratori, esposizione tematici, assieme a quello sul riuso dei materiali. Sarà quindi riprodotto un ecocentro con laboratorio, mentre saranno visitabili un'esposizione in un laboratorio gestito da associazione Incontro Corrente, oltre ad un'esposizione di opere con materiali di riuso. Questa era l'informazione che arrivava dal comune. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Vi auguro un buon fine settimana, naturalmente l'appuntamento è rinnovato alla prossima. Ciao e grazie. Brevi dalla Sardegna, Alghero. Riteniamo che il problema principale in questo momento non sia di certo quello della denominazione dell'aeroporto. Lo sostengono i coordinatori dei riformatori sardi Michele Solinas, provinciale, e Nicola Salvio di Alghero, intervenendo sulla disputa del sindaco di Sassari Nicola Sanna a proposito del nome dello scalo. Siamo assolutamente convinti che l'aeroporto sia patrimonio e strumento essenziale per lo sviluppo di tutto il territorio del nord della Sardegna, aggiungono Solinas e Salvio, ed è con riferimento a questo aspetto che si chiede ai sindaci di Sassari e di Alghero di occuparsi in maniera fattiva della salute dello scalo e del suo futuro. Si è già proposto ai comuni del territorio, in primis Sassari, Alghero e Porto Torres, che ritornino protagonisti entrando con una quota nel pacchetto azionario della società di gestione.
Nizza. Muchas gracias a todos. Siamo contenti di essere qui con ustedes. Compagnia Teatro Latte Dolce presenta La Famiglia Magnaduttu, commedia in tre atti in lingua sassarese di Ugo Niedda. Oggi alle 20:30, Teatro Smeraldo, Sassari. Parrocchia del Santissimo Crocifisso e di Santa Apollinare, festa patronale del Santissimo Crocifisso Miracoloso. Domani alle 9, lodi mattutine. Alle 11, Santa Messa. Alle 17:30, Santo Rosario. Alle 18, i Vespri. Alle 18:30 la concelebrazione eucaristica presieduta da Sua Eminenza Monsignor Padre Paolo Azzei, Arcivescovo di Sassari. La parola di Dio, amara e dolcissima, terza domenica di Avvento, a cura di Don Mario Simula, in onda sulla nostra emittente, oggi alle 18:30, domani alle 9:30, alle 17:45 e alle 20. Aurora Record presenta Melodie Sassaresi primo volume, disponibile presso Studi di TeleG, zona industriale Predanieda Sud, strada 14, pasticcerie Vanali, piazza Santa Maria 33 a Sassari e via Ettore Mura 20 a Lipunti. Goody Music, via Carlo Alberto 31, Sassari. Radio Nova, via Donizetti 23, Sorso. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda. Dalle 13 alle 15:30, dalle 18:30 alle 20:45, dalle 22 alle 23:30.